Da quanto tempo non giocavi una partita intera? Dal 18 di maggio 2017. Beh, quindi direi che... quasi un anno. Sì. Sensazione, no? La sensazione. Ah, è stato bello, è stata una bella sensazione rientrare in campo, risentire la tensione prima della partita, parlare con i compagni, rischiare, sentire il brivido. È stata una bella sensazione. Poi questo è un lavoro che si fa con grazie alla passione, e quando non riesci a sfogare quella passione, ti si spegne un po' la fiamma dentro. Oggi spero di aver iniziato a riaccenderla. Fisicamente sei a posto, ti senti bene? No, fisicamente di sicuro è la mia prima partita, appunto, come ho detto un secondo fa, 90 minuti dopo un anno, e di sicuro devo ancora lavorare tanto per trovare la giusta brillantezza, ma comunque il fatto che durante questi mesi mi sia allenato bene, mi sia mantenuto in forma, ecco, mi ha permesso magari anche oggi di affrontare 90 minuti gestendo le forze nella maniera giusta. Nel primo tempo c'è stato un momento nel quale hai fatto un rilancio sbagliato e poi hai chiesto due volte scusa al tuo compagno. Sì. Perché ti sei sentito forse una responsabilità così, tra quale hai mancato? No, avevo alzato la testa, ho visto una situazione di 2 contro 1, c'era Gonzalez e Gatto sulla fascia opposta, e se mi fosse riuscito il lancio c'era una situazione di superiorità numerica, ed è una cosa che faccio spesso comunque, cercare lanci difficili magari per appunto favorire le situazioni di 1 contro 1 per i miei compagni. C'era un po' di vento, quindi ogni volta che andavi a calciare la palla la spostavi in avanti, ti veniva spinta addosso al piede, quindi è capitato a me, è capitato a Vannucchi anche sul mio passaggio indietro, che ha calciato basso. Comunque ho sbagliato, quando si sbaglia la prima cosa non si è mai troppo, non è mai troppo tardi per chiedere scusa. C'eri anche tu sull'occasione finale, poi salvata sulla linea, sul colpo di testa, sul calcio d'angolo. C'eri anche tu invece? Ah sì, io mi sono reso conto che non ci arrivavo, sapevo che c'erano due miei compagni dietro. E con un po' di malizia ho fatto un mezzo blocco al portiere per favorire loro. Poi purtroppo la palla è capitata sulla testa di Piccolo, che ha un cuscino in testa. No, sto scherzando, gli ho detto anche a lui. Sto scherzando, gliel'ho detto adesso. Peccato perché insomma sarebbe stato bello vincere all'ultimo secondo, che ci abbiamo provato veramente in tutti i modi. Era una serata difficile contro una squadra veramente fastidiosa, quindi peccato. Comunque non si è rischiato moltissimo, perché poi non si è rischiato moltissimo, però non ha fatto giocare, ha limitato l'espressione del gioco dell'avversario. Ma sì, sapevamo che era una squadra che si metteva lì con le due linee, stavano là e aspettavano. Quando trovi poi in Serie C queste squadre che ti aspettano, è così comunque in tutte le categorie, si vede anche in Serie A. Almeno, cioè, è sempre difficile quando giochi contro una squadra come l'Alessandria, sanno che siamo una grande squadra e ci aspettano. E oggi magari davanti non abbiamo trovato lo spunto giusto, ci è mancato qualcosa. Di solito siamo molto bravi sugli esterni a creare la superiorità numerica, nel dribbling. Oggi ci è mancato qualcosa forse sotto quell'aspetto lì, però poi siamo stati messi bene in campo, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, e ci abbiamo provato, però sapevamo che era una squadra fastidiosa, una squadra che, vedendo anche i video, analizzando i video, abbiamo potuto vedere che fa giocare tante squadre male. Quindi quando trovi le squadre che fanno giocare male è difficile.